come le specialità culinarie che ci propone la nostra esperta, inviata direttamente dal Gambero Rosso Channel. Io darei il buongiorno a Francesca Barberini. Ciao Francesca! Ciao, come state? Buongiorno! Bene, tu come stai? Io bene, sono a Parma, sono qua perché c'è il Cibus. Ah, beata te! Le grandi fiere del cibo! Brava, vai a mangiare. Grazie. Gratis! Smettetela voi due di questa storia. Poi dopo adesso si è sparsa la voce, mi fanno mangiare tutti gratis. Però grazie a Francesca Barberini ogni tanto mangiamo gratis anche noi. Ogni tanto. È passato un po' di tempo, diciamo la verità. Ma adesso l'ultima volta. Adesso ce n'è un altro di evento. Ah, ce n'è un altro? È passato, mi sa. Lo sapevo io, vedi. No, adesso ci sono altri eventi che non si mangia però in queste tre segnalazioni che vi faccio. Dai, segnalaci. Ti segnalo. Allora, sapete la mia grande passione per i giardini, anche per le piante aromatiche. Sì, eccetera. Sì. Continuano le manifestazioni in tutta Italia riguardo chiaramente il verde. Avete saputo, avete letto c'è stata una ricerca che hanno fatto sul giardinaggio, il 53% degli italiani si dedica al giardinaggio. Addirittura. Gli altri all'ippica. Gli altri all'ippica, esatto. Magari noi ippici saremmo molto felici. Invece quelli del giardinaggio non si devono perdere orticola. Ortico. A Milano, da venerdì 11 a domenica 13 maggio, i giardini pubblici Indro Montanelli, quindi di Via Palestro, non so se avete idea di dove siamo. E come no, sì, con i nostri passati milanesi, scusa, sì. Tutti abbiamo un passato milanese alle spalle. E c'è questo mostramercato di fiori, piante, frutti insoliti, insomma, veramente tantissime cose per gli appassionati del giardino e non solo. E dopo si va a fare l'after hour tutti a grattarsi, perché l'ortica. Infatti. Oddio, vabbè, per altre informazioni, orticola.org. Sì. Invece, fatta la battuta da Pippo da Russo. Sì, infatti, guarda, non so neanche a sentirlo. E invece. L'ha fatta Leandro, non io. Domani e dopodomani, sì, ovvero il 9 e il 10 maggio, yeah, alla Città del Gusto di Roma c'è un workshop molto interessante: come creare e promuovere il tuo food blog. Siamo tutti un po' food blogger, giusto? Sì, ormai chi non lo è? Chi non lo è food blogger? Quando è 9-10? Sì, domani e dopodomani. Per le informazioni naturalmente c'è il sito del Gambero Rosso, gamberorosso.it, ma insomma sostanzialmente sono due giorni di incontri che chiaramente forniscono le conoscenze base per fare un blog intanto. E poi come costruire e promuovere il tuo blog sul web naturalmente. Certo. E mi sembra molto interessante. Costa perché è un corso, un workshop costa, però detto questo, sai, costano tante cose. Sì. Ti piace. Grazie, ho capito. Oh, e poi invece vi voglio segnalare un programma televisivo, sì, che è in onda, dovevate dove? Su Gambero Rosso Channel. Oh, bravi ragazzi, su Gambero Rosso Channel. Quando ci fate fare un programma a me, Pippo? Presto, non vi preoccupate. Presto, alle 5 del mattino. Cazzeggiando. Qualcuno piace presto. Quando rientra alle 4 di mattina e vuoi farti due uova alla cocca. Esatto, cosa cucinare per la poppata di mezzanotte. Bravo. No, si chiama Zero Sprechi. La conduce, l'ha scritto anche Elisa Casali, che è l'autrice di un blog di successo, a proposito, vedete, di un food blog di successo che si chiama ecocucina.org. Sì. Ha fatto anche dei libri sull'argomento e da maggio, quindi praticamente la scorsa settimana, il martedì c'è stata la prima puntata, il martedì alle 22 va in onda sul Gambero Rosso Channel. Fantastico. In pratica ti insegna a cucinare senza, chiaramente evitando gli sprechi, ma soprattutto utilizzando tutto quello che noi di solito scartiamo, tipo le foglie del carciofo, i gambi dei carciofi, le bucce della frutta, le foglie delle arance, dei mandarini. Molto interessante, molto carino, molto divertente, e anche un modo per imparare a porsi in cucina in maniera totalmente diversa. Bene, saremo tutti allora davanti al televisore. Grazie mille, Francesca Barberini. Dietro non si vede, ragazzi. Dietro non si vede. Ah, battuta della Barberini! Barberini, l'orario. Anche tu sei contagiata. Niente. Da Pippo. Grazie, ciao Francesca, un bacione. Ciao, Francesca. N2O. Un mondo allo stato puro.